Non era facile vivere da partigiano. Noi vivevamo in rifugi di fortuna. Ultimamente io ricordo che vivevamo in una capanna di lusso, ereditata da boscaioli che l'avevano costruita usando le fronde degli alberi di castagno come pareti, un tetto coperto di terra, di zolle di terra, dove non entrava una goccia d'acqua. Noi abbiamo tentato in tutti i modi di costruirne altre uguali, non ci siamo riusciti perché erano delle bagnarole dovevamo, quando pioveva, entrava l'acqua. Erano in zone impervie, in zone dove ci dovevi andare per forza, lontano dai sentieri, lontano. Perché tenete presente che noi eravamo al centro di una zona circondata da formazioni nemiche. Massimo 2 ore di marcia, ma in un'ora di marcia forzata potevano arrivarci addosso in qualsiasi momento. Quindi dovevamo prestare la massima attenzione perché erano specializzati loro nel fare agguati. Ad esempio, loro usavano un sistema, una tattica. Da Giovo Ligure partiva una piccola pattuglia, due, tre, quattro uomini che seguivano la strada, la mulattiera, non era certo una strada carrozzabile, e sparacchiavano proprio per attirarci in un tranello perché speravano che noi li attaccassimo. Ed ecco che ai lati invece c'erano le pattuglie numerose. Cercavano di provocarci, sono quattro uomini, li catturiamo subito. E invece noi sapevamo che sui lati c'erano i gruppi che aspettavano, speravano di. E noi vivevamo, dai, parliamoci chiaro, vivevamo veramente con la paura di essere sorpresi. Noi potevamo in qualsiasi momento prenderci una raffica senza saper dire. Io ricordo, ad esempio, una volta arriva una segnalazione che nella piccola stazione di Sella, che era fra Santuari e Ferragna, era appena lato mare poco prima della grande galleria ferroviaria di Sella, era in giacenza un vagone, un carro ferroviario carico di valvole termoioniche per radio, non so da dove l'avessero prelevate, ma erano valvole termoioniche che su quel carro, dicevo, che doveva essere trasferito in Germania. Riceviamo l'ordine di far saltare quel vagone. Era una stazione fra quella del Santuario e Ferragna, poco prima dell'imbocco della lunga galleria che sbocca a Ferragna, sul lato mare. Addirittura in quella stazione c'era l'impianto di arrivo di una teleferica che prelevava il materiale dalla miniera di Cadibona, un minerale di lignite, una lignite, non mi ricordo esattamente,
che con i vagonetti la caricavano poi c'erano i silos di carico per trasferirla poi sui vagoni. E quel vagone lo avevano mandato lì perché Savona veniva sovente bombardata, quindi lo avevano depositato in attesa di essere convogliato in Germania. Abbiamo piazzato delle cariche di esplosivo plastico, l'808. Ricordo che quella notte Guido, che ufficialmente era intendente di brigata, ossia l'addetto ai rifornimenti, ma in pratica e nella realtà faceva parte del vero comando della brigata, perché ufficialmente il comandante era Boi, commissario politico era Alfredo Bazzino. In realtà poi Bazzino era il comandante vero assoluto, affiancato da Duilio Ferraro, da Guido. Quella notte Guido dice: ma visto che ci siamo, interrompiamo anche la linea della trazione elettrica. E dice: ci penso io. Ha voluto fare una corona di 808 attorno a uno dei pali, dei tralicci metallici della trazione elettrica. E io mi sono permesso di fare un'osservazione. Dico: guarda, Guido, che così non lo tagli. E si è arrabbiato, e si è quasi offeso. Mi ha detto: ma vieni a insegnare a me come si fa, come non va bene. Ma comunque si è continuato imperterrito. Ha acceso la carica. All'indomani, quando siamo andati a controllare, il palo era in piedi, si era strozzato. Fate conto aveva assunto la forma di una clessidra. E beh, quella beh, è stata l'occasione che per mesi gliel'ho rinfacciata. Rientrando a Montenotte, quando siamo giunti nella pineta della, la chiamo la foresta demaniale, improvvisamente abbiamo preso due raffiche di mitra, di mitragliatore, non so se era un mitra MB, che fortunatamente un solo colpo ha forato i pantaloni di uno di noi, che fra l'altro un ragazzo simpaticissimo, non voglio fare il nome perché non mi piace, è morto in altra. Non abbiamo mai saputo chi quella notte si è appostato per fare due scariche su una pattuglia che non sapeva chi fossero, perché non aveva modo di conoscere la nostra identità, la nostra qualità di partigiani. Quel ragazzo che ha ricevuto un colpo nella gamba del pantalone, partigiano proveniente da una formazione San Marco, nel dopoguerra ormai smobilitato con un altro, mentre aveva iniziato il suo viaggio per tornarsene a casa, mi pare in Abruzzo,
assieme a un altro, si è fermato dopo Albissola per salutare alcune persone che aveva conosciuto quando era arrivato dalla Germania con i San Marco e poi era fuggito. È stato riconosciuto da qualcuno che aveva un conto sospeso, tanto che lo hanno sparato. Lo hanno ucciso. E noi ci siamo rimasti un pochino male, perché con noi si era sempre comportato bene. Poi è saltato fuori che quando lui era nella San Marco ed era di presidio in questo paese, è una sera in un'osteria c'è stata una lite e lui aveva sparato, aveva ucciso una persona. E